Buonasera. Ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano luogo comune. Luogo comune, un po' equivoco, che poi a guardar bene è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio. Un cortigiano maschile, un uomo che vive a corte, una cortigiana, una mignotta, un massaggiatore, un cinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta, un uomo di strada, un uomo del popolo, una donna di strada, una mignotta, un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso, una donna disponibile, una mignotta, un passeggiatore, un uomo che cammina, una passeggiatrice, una mignotta, un uomo con un passato, un uomo che ha avuto una vita in qualche modo non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare, una donna con un passato, una mignotta, uno squillo, il suono del telefono, una squilla, dai, questa non la dico nemmeno, un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una gran mignotta, uno che batte, un tennista che serve la palla, una che batte, dai, non dico nemmeno questa, un uomo che ha un protettore, un intoccabile raccomandato, una donna che ha un protettore, una mignotta, un buon uomo, un uomo probo, una buona donna, una mignotta, un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una mignotta, un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta, una mignotta, uno zoccolo, una calzatura di campagna, una zoccola, vabbè. Questo elenco non l'ho fatto io. Questo elenco lo ha scritto un uomo che si chiama Stefano Bartezzaghi, il professor Stefano Bartezzaghi, un enigmista, un giornalista, un grande esperto di linguaggio. Grazie professore, grazie davvero, grazie per aver scritto questo elenco di ingiustizie. Io, che sono una donna e le sento da tutta la vita, non me ne ero mai accorta. Ma questa sera non voglio fare la donna che si lamenta e che sta qui a recriminare. No, no, lungi da me, lungi da me. No, no, no. Però certo, anche nel lessico noi donne un po' discriminate lo siamo. Quel filino di discriminazione, io che sono donna, magari lo avverto solo io, però un po' lo avverto, un po' lo percepisco. Però per fortuna sono soltanto parole, sono solo parole. Certo, se le parole fossero la traduzione dei pensieri, allora sarebbe grave. Allora sarebbe proprio un incubo, fin da piccoli. E sì, perché alla sì, un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. Da ragazzo poi potrebbe crescere nell'equivoco che le ragazze in qualche modo siano di sua proprietà. Da adulto poi potrebbe, è solo un'ipotesi, potrebbe pensare che sia giusto che le sue colleghe femmine vengano pagate di meno, e a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle, come si fa con la frutta matura o per controllare le mucche da latte. Se fosse così, potrebbe anche diventare pericoloso. Eh sì, perché una donna adulta, ma anche giovanissima, potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che la ama, uno che la ama talmente tanto da pensare che lei
e la sua vita sono roba sua. Roba sua, e quindi può farne quello che vuole. Per fortuna, però, sono soltanto parole. Sono solo parole, per carità. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire affermazioni che hanno dell'incredibile. Frasi offensive e senza senso, come queste. Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella cosa ha fatto per lavorare. Certo, anche lei però va vestita in giro così. Dovresti essere contenta se ti guardano. Lascia stare, sono cose da maschi. Te la sei cercata. 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 Per fortuna sono soltanto parole, sono solo parole. Ed è un sollievo sapere che finora da noi tutto questo non è mai accaduto. La gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente è matta, forse è troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Sai, la gente è sola. Come può lei si consola per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente, poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in me.
che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più, di più. Grazie.